Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, quinto episodio della nostra partita con Gerusalemme. E potrebbe essere già l'ultimo di Gerusalemme, pensate un po'. Tra l'altro non mi piace che non abbiamo il nome scritto grande, però avremo un nome secondo me più bello scritto grande. Quindi andiamo avanti così, velocità 5. Cerchiamo di stare tranquilli e fare in modo che questi facciano quello che devono fare. Tu spostati da lì. Allora, qua i ribelli continuano ad andare avanti. Come faccio a capire com'è l'unità religiosa? Allora, quando siamo intorno al 50%, 1, 2, ci sono ancora un po' di religioni sbagliate. Allora, ce n'è una copta e queste qua, quindi un pochino di più del 50%. Comunque sono curioso di vedere dove vanno questi. Spero non vadano ad attaccare in teoria non riescono in altre nazioni, però se fanno per andare da una nazione all'altra attraversano i territori del Commonwealth, cioè il Commonwealth me li ammazza. I miei ribelli che sto cercando di portare avanti. Intanto qua, tecnologia, siamo messi bene a livello militare. Quasi quasi sarebbe il caso di andare a prendere un'altra idea, che si sbloccano a livello 22. Quindi dobbiamo stare un po' attentini, credo che faremo un po' di development a questo punto. Però vorrei spendere i prossimi punti. Ah, tra l'altro qua stiamo facendo il nostro esercito, è vero? Credo che qua non possiamo stare. Allora ci spostiamo tipo qui e aspettiamo che quello vada un po' avanti e poi spostiamo anche questo. Tanto visto che ho un sacco di punti militari, mi prendo un altro leader e facciamo degli eserciti un pochino più grandi. Allora questo viene da questa parte. Ora il problema è che avendoli spostati è un casino. Ok, salgono le tasse Rosetta, va bene. Qua continuano a essere convertiti. Siamo al 64. Ancora un po' presto. Andiamo avanti. Tra l'altro ora confino con l'Iraq, alleato con Nogai e sti tizi. Non lo so, dovremmo fare una bella guerra contro tutta questa zona. La nostra crociata deve continuare, non può fermarsi adesso. Non può assolutamente fermarsi adesso. Sto reclutando ancora qualcuno o no? No, ok, no. Quindi qua è venuto fuori un esercito da quanti? Facciamo una bella cosa. Mi faccio un mese al massimo, così vedo quanti sono. Solo 42. Allora gli stack da 42 sono quelli che faremo. Quindi 18, 8, 16. Perfetto. Adesso torniamo però a non far pagare più niente a nessuno. Via. Quelli hanno convertito di lì. Spero che vadano qua senza invadere territori a caso degli altri stati. Anche perché quello lì è pronto a menarti. Hanno addirittura un generale adesso. Torna a casa. Abbiamo maxato le relazioni con stati a caso, davvero. Non so più cosa fare per prendere tempo. Facciamo un pro relation ancora con loro per essere sicuri che siano al top. Ok, sono passati dalla Georgia, ma sono sempre i miei. Allora, il clero rompe i clerici. Allora, mettiamo a posto qua. Quanto siamo arrivati? 63. Ancora presto. Però se guardiamo qui, non c'è ancora diventa di un'altra religione, quindi devo aspettare. Allora, posso ignorare le richieste. Il clero diventa più cattivo, o se no perdiamo prestigio. Perdiamo prestigio. Tunisi mi sta razziando. Com'è possibile se ho il tizio che sta facendo pirateria? Un po' strano. Quindi facciamo un esercito da 42, ben detto. Allora, ok, 16, 8, magari un po' troppo, 18, 18, 18, 8, 16. Così non si capisce proprio un tubo. Sono così.
Che nome originale, è proprio un nome bellissimo. E non ho i soldi per farlo. Aspettiamo, quanto costi? Questo qua ha un mantenimento di 17 ducati. Ok, ma quanto costi? 800, porca vacca. Porca miseriaccia, 800 ducati per farlo questo. Ma che bello, il morale delle armate che scende. Chi è sto deficiente? Sei tu. Muori, cioè guardate che schifo. Dai. Ma si può. Lui, lei è brava. Lui è un bravo figlio. Deve regnare almeno da 15 anni. Ah no, devo avere l'erede almeno di 15 anni, quindi devo aspettare 8 anni. E vabbè. Allora, torna a casa. Teodosia. Torna a casa. Qua miriamo le relazioni con te. Facciamo uno spy network ancora. Voglio più claim possibili. Ok, prende la Crimea, che dovrebbe valere comunque tanto. Questi sono tornati a essere non... vabbè. Amen. Magari mi ripago un debito a sto giro. Quanti ne ho ancora? 11. Allora, quelli più bassi da quanto sono? 420. 420. È così. Ciao, facciamo un po' di spenetro contro di te. Così a casaccio. Ok, questi si stanno trasferendo dove? A Rosetta. Peccato. Dobbiamo togliere questi forti. Avrei preferito non si trasferissero qui, però se devono proprio farlo, che lo facciano. Allora, via i forti. Purtroppo non possiamo farci nulla col forte nella capitale, quindi lasciamolo perdere. A quanto siamo nel frattempo? Posso intervenire in guerre tra Great Power? Quindi c'è la guerra tra l'Inghilterra e la Russia e la Francia. Posso attaccare la Russia? Non è quello che voglio fare adesso. Grazie. Però è una bella proposta, eh? Allora, posso aumentare la tech. Perché costa così tanto? Perché siamo col 18% di disavanzo storico incredibile. No, non va bene. Questa sta salendo troppo lentamente. Qua c'è quasi e qua c'è quasi. Poi almeno questa parte si converte tutta. Così quasi ne costruisco un'altra. No, ripago un debito, va. Poi qui cosa posso fare per sistemare la nostra questione? Aumentiamo le tasse. In teoria dovrei vedere un aumento di guadagno, ma questa cosa non avviene. Io quanto c'ho di 6? Tanto. No, devo cercare di stare attento e fare la nuova idea. Questa qua e questa qua. Queste due sono fondamentali, anche la terza mi piace. Cerchiamo di arrivare fin lì. Quanto ci mette andare a Rosetta? Un bel po'. Va bene. È morto un tizio? Vabbè, ci pigliamo questo. Abbiamo un sacco di shock, quindi dobbiamo puntare un po' sulla cavalleria. In questo caso. Siamo al 58%. Tra l'altro converte solo le cose cattoliche e non... Ma io non ero lì, vabbè. Solo le cose cattoliche, non le altre. Quelle musulmane. Oh, bene. D'altronde... Non posso avere tutto, questa qua però sta scendendo, almeno quello. Ok, sei già a Rosetta, molto bene. Vai da Alessandria che mi dai una bella botta almeno. Poi la cosa divertente sarà, ragazzi, che noi stiamo facendo tutto questo perché il controllo dello Stato è in mano
è in mano a gente che non se lo merita. È in mano a sostanzialmente gli ortodossi. Quindi dobbiamo fare così e poi voglio tornare cattolico. Allora, maintenance. No, ritorna, ma non ci sei. Secondo me qua c'è qualche glitch che sto utilizzando, tipo il diplomatico ombra, che però non so bene neanche come funzioni. Qua il Commonwealth ogni volta viene invaso dalla Russia. Good produce. Anche la Spagna ha preso l'istituzione. No, noi almeno adesso ce l'abbiamo in 2 punti, che è ancora troppo poco. In 3 punti. Perché i ribelli hanno preso Gaza. Adesso purtroppo questo farà salire le istituzioni anche da loro, ma a una velocità davvero scarsissima. E magari mi ripago un altro debito. Tu ti vuoi sposare? Sposati. Non puoi tornare qua perché ci hanno gamato, vero? Purtroppo quando prendono un forte non va tanto bene questa tattica, però quello della capitale non si può distruggere, quindi purtroppo è così. Perché sennò fanno loro enforce demand quando prendono un forte. Cioè vedete che ora non hanno nessuna possibilità di fare enforce la domanda, perché non hanno nessun forte, però adesso ne avranno uno. Quindi questa barretta in teoria pian pianino dovrebbe iniziare ad andare avanti, infatti è già lì. Wow, allora, se riesco andiamo a liberare Gerusalemme un'altra volta. Cosa fai tu nella vita? Io libero Gerusalemme. Sì, adesso dovrebbero andare qui. Tra l'altro sono vicini a distruggere il country, però non sono ancora abbastanza per farci diventare ortodossi. Dobbiamo aspettare ancora un pochino, perché c'è 1 e 3 più qua, quindi 2, 6, 3, 7 e 21, 8, 3, 8, 5, 8. Quindi dobbiamo scendere circa al 45% di religious unity. Cerchiamo di liberare Gerusalemme il prima possibile. Dove sono le mie flotte? Ok, vieni qua. Quello da 10 rimane lì. Quello da 32 è sufficiente. Ci prendi quando arrivi a Cipro. Cioè, inizia a spostarti lì. Adesso, ok, tu te ne vai. Quando loro se ne vanno, facciamo questa cosa. Adesso dobbiamo stare attenti qua a che questo non salga troppo. 22 mesi. Che poi fanno l'enforce domanda sbagliata. E io voglio evitare questa cosa. Ah no, possiamo già farlo, ok. Diventiamo ortodossi. 3, 2, 1, va. Ok, siamo ortodossi. Guardate un po'. Una nuova decisione available. Restore the Byzantine Empire, ragazzi. Sì, possiamo diventare l'impero bizantino. E il mio scopo è andare a fare l'achievement Basileus. Così in questa partita abbiamo fatto sia King of Jerusalem che Basileus. Questo era quello che volevo andare a fare. Fare una specie di doppietta. E poi appunto avremo un sacco di super claim devastanti. Adesso l'idea è quella di diventare bizantino e poi passare al lato oscuro della forza un'altra volta, quindi tornare a essere cattolico. Non ci ho pensato a quanti punti ho sprecato. Potevo controllare, non ci ho pensato. Allora, guardiamo le idee per decidere da che parte stare, no? Cioè se tenerci le nostre o passare alle loro. Allora, loro hanno, anzi facciamo così. Facciamo prima una rassegna delle nostre. Allora, Missionary Strength più 2, che non è male. Poi il Manpower più 25%, che non è male. E tolleranza degli eretici, che non è male. Poi abbiamo Missionario in più, Disciplina.
Diplomatic Reputation più 2, resistenza dei forti, shock. Questo qua che ci dà più latin. Questo qua credo sia la stessa, sapete? No, non è vero, non è la stessa. Comunque questo qua ci dà proprio se want to install the Patriarchate of Jerusalem, allow them to... E sostanzialmente ci dà più papal influence annuale, ma non siamo ovviamente cattolici, non possiamo. Quindi guardiamo un attimo quali sono quelle di Gerusalemme. Allora, gli advisor costa di meno e tolleranza della vera fede più 3. Quindi abbiamo dovunque, non abbiamo praticamente arresti. Poi, i mercenari costano 25% in meno, che non fa mai male. National Manpower più 10, quindi qua alla fine perdiamo solo il 15%. E aumentiamo i beni prodotti del 5. Poi aumentano le tasse, scende il costo per aumentare la stabilità di 10, aumenta il trade power. Abbiamo comunque 5 di disciplina, il Missionary Strength è più 3 e abbiamo che aumenta l'inflazione per anno, aumenta il prestigio. Quindi di fatto perdiamo questo, questo e questo. Io credo che possiamo prenderci le nuove idee. Quindi ragazzi, dopo 5 episodi il regno di Gerusalemme ha fatto quello che doveva fare. Il nostro sarà un impero, non solo un regno, quindi saremo addirittura al rank di Empire. Qua siamo scesi perché praticamente sono 30 anni che non sto facendo niente per provare a fare questa cosa. Quindi il mio piano malvagio funziona. Potrei fare tipo Grecia e poi passare a King of Jerusalem. Vediamo un attimo una cosa, scusate. Non è partito il timer. Quindi ragazzi, io vi saluto qua. Vi lascio con le vostre considerazioni. Nel prossimo episodio ci sarà questo cambio di fronte, quindi inizieremo una nuova serie con Bisanzio o con la Grecia? Ovviamente con Bisanzio, però magari passo prima alla Grecia. Interrompo l'episodio perché voglio verificare se non ci sono inghippi. Ve lo dico proprio banalmente, perché non c'ho voglia di finire la serie come Grecia e non come Impero Bizantino. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.